Ci sono marchi che fanno battere il cuore, tra questi figura senza dubbio Alfa Romeo. Forte di una storia lunga 110 anni in cui non sono mancati e non mancano tuttora alti e bassi, il brand del Biscione è noto per la produzione di vetture ad alte prestazioni, caratterizzate dal quadrifoglio verde su triangolo bianco. Stelvio, in particolare, è un SUV che oserei definire, senza paura di essere smentito, sorprendente. È un SUV, certo, a ruote alte, diverso dunque da tutte le Alfa Romeo leggendarie del passato, eppure riesce a racchiudere al proprio interno quell'autentico DNA del Biscione. Ma in che modo? Partiamo dalla comunicazione e in particolare dal nome, Stelvio. Alfa Romeo ha scelto di associare ai propri SUV i nomi di famosi passi di montagna, luoghi spettacolari, generalmente inospitali, raggiungibili esclusivamente tramite strade tutte curve. Beh, la statale che attraversa lo Stelvio con i suoi 75 tornanti è sicuramente il paese dei balocchi per chi la guida la ama davvero. E poi c'è lo stile, tipicamente made in Italy. Cofano lungo, scudetto Alfa Romeo al centro del grintoso frontale, paraurti aggressivo con grandi prese d'aria, sfoghi a branchia sul cofano anteriore e carreggiate allargate. E ancora, cerchi lega da 20 pollici, dischi freno carboceramici con pinze gialle, estrattore posteriore con 4 scarichi e tinta blu Misano. Gli interni sono cuciti attorno al guidatore, con sedili anteriori sportivi realizzati con guscio in fibra di carbonio e inserti dello stesso materiale su plancia, volante e console centrale. Tipicamente racing, il pulsante rosso di avviamento integrato nel volante. Tutto insomma fa pensare ad un'auto da corsa, eppure su Stelvio c'è spazio per moglie, figli, bagagli e perché no anche per portare 4 amici a sciare in montagna. Le dimensioni del resto sono le stesse delle altre versioni di Stelvio, con una lunghezza di 4,68 m, una larghezza di 1,90 m e un'altezza di 1,67 m. Accedendo poi al bagagliaio, attraverso il portellone elettroattuato, si accede ad un van di 525 litri, che si possono ampliare fino a 1600 abbattendo lo schienale posteriore frazionato 40-20-40. Aggiungiamo un pacchetto tecnologico adeguato ai tempi che corrono con un sistema di infotainment completo e una dotazione di ADAS che con il Model Year 2020, che su Stelvio quadrifoglio arriverà nei prossimi mesi, non deluderà nemmeno i più smanettoni. È chiaro che ci sono concorrenti, specialmente in Germania, che a livello tecnologico fanno qualcosa meglio, ma Stelvio quadrifoglio non si compra certo per l'infotainment, Stelvio quadrifoglio si compra per questo. Greta, perdonami, ma del resto come si fa a resistere, una volta premuto questo pulsante rosso sul volante, al borbottio tipico dei motori plurifrazionati made in Italy che questo 2009 V6 biturbo da 510 cavalli sviluppato a 4 mani con Ferrari è in grado di regalare? L'erogazione è impressionante, con 600 Nm di coppia costante tra i 2500 e i 5000 giri e un allungo che arriva fino oltre 7000 giri. Il risultato, complice la reattività del cambio automatico ZF 8 rapporti che si può comandare anche con questi fantastici paddle ricavati dal pieno in metallo, è uno dei SUV più veloci al mondo, con uno 0-100 coperto in 3,8 secondi e una velocità massima di 283 km/h.
ma è soprattutto tra le curve che Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio fa vedere di che pasta è fatto, con una dinamica di guida degna di una berlina sportiva. Lo sterzo ha una precisione chirurgica, la trazione integrale Q4 gestisce la motricità in tempo reale, anche se di norma l'auto è sempre a trazione posteriore, e le sospensioni Alfa Link multibraccio riducono il rollio e rendono sicuro Stelvio anche in condizioni limite. Ma il bello di Stelvio Quadrifoglio sono le sue diverse anime. In Natural N oppure Advanced Efficiency A, la vettura è silenziosa, educata e confortevole anche sulle buche, nonostante ovviamente qualche scossone arrivi a causa della spalla ridottissima degli pneumatici. In Dynamic invece, e ancora di più in Race, questo SUV si trasforma in un'autentica sportiva senza compromessi, maleducata, rumorosa, rigida, ma soprattutto in grado di incollarti al sedile ad ogni velocità, ad ogni regime di utilizzo. Incredibile. Un mezzo dalla doppia anima, questo Stelvio Quadrifoglio, sportivo solo quando serve, anzi a volte anche troppo, ma sempre pratico e versatile grazie alla forma e ai contenuti di un moderno SUV. Rispetto a Giulia Quadrifoglio, il piacere di guida diminuisce, ma forse neanche tanto, aumenta invece il prezzo, perché si parte da 96.600 euro per una versione base, mentre se vogliamo aggiungere tutti gli optional di cui è dotato il nostro esemplare, uno tra tutti i dischi freno carboceramici 8.500 euro, oppure i gusci in carbonio dei sedili sportivi Sparco 4.000 euro, si raggiunge un listino superiore a 110.000 euro. Voi acquistereste questo o preferireste comunque la tradizionalità di una Giulia Quadrifoglio? Fatecelo sapere nei commenti e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube di Showcar, cliccate sulla campanella per non perdervi nessuno dei nostri contenuti, mettete mi piace alle pagine Facebook e Instagram e scriveteci se volete anche al numero SMS o WhatsApp che vedete qui sotto. Noi ci vediamo alla prossima prova speciale.